dicono tutti che anche tagliandole non risolveremo il problema delle pensioni minime, ma è un problema culturale. Se io che prendo una minima di 500 euro vedo quello che ne prende 20.000, io non vado neanche più a votare, non ci credo neanche più in questo Stato che consente una cosa del genere. Allora, noi siamo nati così. Questo era l'inizio. Noi avevamo un bisogno fondamentale, enorme, di dimostrarvi che quello che dicevamo si poteva fare. Noi siamo nati nel 2005, non esisteva neanche il Movimento 5 Stelle, esistevano dei gruppi sul territorio, una realtà di persone che si riuniva anche nei bar, non avevamo sedi, non avevamo nulla. Ci riunivamo e pensavamo ad un modo differente di essere Stato, uno Stato che mettesse al centro delle scelte politiche la persona e non più gli affari. E quando tu metti al centro delle scelte politiche le persone, non più gli affari, non spendi 14 miliardi di euro per dei cacciabombardieri, ma li metti negli ospedali, li metti negli asili nido, perché sono la priorità in questo momento. Ma questo perché ragioni con un'ottica differente. Però avevamo un problema nel 2005, nel 2006, nel 2007, che tutto quello che dicevamo non poteva essere dimostrato. Cioè i cittadini venivano da noi e dicevano sì, sono delle bellissime teorie, fantastico, politica senza rimborsi elettorali, ma chi lo ha mai fatto? Ci fate vedere, ci date un esempio, ma è giusto, non era polemica, chiunque vuole una dimostrazione pratica di quello che si dice a qualunque livello, politico, di scienza, bisogna dimostrare il teorema. E noi abbiamo fatto quello, non solo sul versante dei soldi. Guardate, io penso che il più grande errore che può fare questo movimento è considerarsi superiore agli altri. Noi non siamo superiori agli altri, noi siamo delle persone che hanno deciso di darsi delle regole e di rispettare quelle regole. Allora i soldi è quella la questione, non si prendono finanziamenti pubblici. E qualcuno dice, ma chi vi finanzia? Chi è che finanzia il Movimento 5 Stelle? Chi è che ci mette i soldi quando dovete fare degli eventi, quando dovete fare delle cose? Io ce li ho davanti le persone e vi racconto una cosa, che c'è anche una cassettina, mi informano. Se volete dare un contributo c'è una cassetta all'ingresso. Io vi faccio un esempio per farvi capire di che numeri stiamo parlando, perché non è assolutamente solo un evento così piccolo, mi permetterete, da organizzare, che funziona con l'autofinanziamento. Noi nel 2013 abbiamo affrontato una campagna elettorale contro partiti che prendevano i rimborsi elettorali. È come fare una gara tra una Ferrari e una 500. Tu non hai rimborsi elettorali, non hai soldi, mentre gli altri partiti avevano un capitale, milioni di euro. Chi ce li ha messi allora i soldi per fare i palchi nelle piazze? Abbiamo riempito le piazze di tutta Italia per fare qualche volantino, per fare qualche manifesto. Ce li avete messi voi, abbiamo messo insieme 700.000 euro nel 2013, solo con donazioni di 20, 30, 200 euro, 100 euro. C'erano migliaia, decine di migliaia di persone che ci credevano e volevano esserci. Io ho visto gente dare 2 euro e scriverci: non ho niente, non ho uno stipendio, non ho una pensione, non ho niente, però voglio esserci perché ci credo. Questo meccanismo qui ci ha consentito nel 2013 di raccogliere 700.000 euro. Che cosa ne abbiamo fatto, direte voi? 300.000 euro li abbiamo utilizzati per i palchi e la campagna, 400.000 euro li abbiamo, siccome non ci servivano, erano troppi, li abbiamo donati ad una palestra, ad una scuola in provincia di Modena che dopo il terremoto aveva perso la palestra. E oggi, se andate a Mirandola in provincia di Modena, c'è una palestra costruita con i soldi avanzati al Movimento 5 Stelle della campagna elettorale, che sono soldi vostri. E di converso che cosa abbiamo? Abbiamo delle macchine mangiasoldi dall'altra parte, finanziamento pubblico, e nell'era del finanziamento pubblico scoppiano i più grandi scandali del finanziamento privato.
Pensate la stessa Trivellopoli, ma anche Banca Etruria, Mafia Capitale. Questi non si saziavano mai, prendevano soldi pubblici, 4,50 € a voto, non erano rimborsi, erano finanziamenti, 4,50 € al voto. Nonostante questo si ritrovavano nel bel mezzo degli scandali per il finanziamento privato e nonostante questo si prendevano pure le tangenti quando amministravano. Questa è stata la storia degli ultimi 20 anni. Abbiamo provato a dimostrare una teoria differente e l'abbiamo dimostrata, perché noi ne siamo la dimostrazione vivente. Questa dimostrazione vivente, che cosa si pone di fare nei comuni? Di fare le cose che diciamo da tanti anni ma che nessuno fa. Guardate, lo dico qui senza conoscere i programmi degli altri partiti in questo comune. Voi andrete alle amministrative, il 5 giugno si vota, 2 mesi davanti abbiamo che utilizzeremo per far conoscere ai cittadini il nostro programma. Ma quando parlate del programma, parlate del fatto che quelle cose che ci sono nel programma, nei comuni dove governiamo, le abbiamo realizzate. Perché il problema principale sarà che tutti i programmi saranno uguali. Nessuno verrà mai a dirci che vuole alzare le tasse, nessuno verrà mai a dirci che vuole privatizzare l'acqua, nessuno verrà mai a dirci che vuole chiudere un ospedale. Poi non si sa perché, ma si sa perché il giorno dopo le elezioni il programma scompare e iniziano a mazzolarci come era stato il giorno nei mesi precedenti alla campagna elettorale. Quindi noi viviamo questo continuo loop che non ci possiamo più permettere. Allora io oggi vi vorrei parlare di 4 esempi concreti di gente che sta governando a nome nostro e che rappresenta la testimonianza vivente del fatto che le cose si possono fare, perché il problema non è non si può fare, ma non lo vuoi fare. Sono d'accordo, non si può fare tutto, se ci sono dei comuni in dissesto finanziario non possiamo cominciare a costruire le piramidi, per carità, ma quello che è a nostra disposizione, quello che è nella nostra disponibilità, non è scontato che si faccia. Allora, imprese, come un comune può aiutare le imprese? Ci sono tanti metodi, ma io ne conosco prima di tutto uno, che vale anche per le famiglie, e che è liberarci da quel mostro criminale che si chiama Equitalia, cacciarlo dai nostri territori e non fare più in modo che metta mano alle nostre aziende e alle famiglie italiane. Servirebbe una legge nazionale per liberarcene del tutto, però possiamo cominciare a dire che per tutte le tasse comunali noi non ci stiamo più a far riscuotere le tasse da Equitalia. Se c'è un commerciante in difficoltà che ci deve 100 euro come comune o 400 euro di Tari, di Tasi, che deve pagare, possiamo dirci che non ha alcun senso rivolgerci ad Equitalia per fargli avere una cartella esattoriale di 6.000 euro dopo un anno per farlo chiudere o farlo ammazzare? Perché di questo stiamo parlando? Sì. E qual è l'alternativa? La riscossione la fanno i comuni, da noi la fanno i comuni, su 15 comuni abbiamo già cacciato Equitalia da 10 comuni che governiamo e facciamo riscossione nostra, che significa tu mi devi 100 euro, io ti devo mettere in condizione di pagarli quei 100 euro, un piano di dilazione, un aiuto anche a ristrutturare il tuo piano di business dell'azienda, ma devo avere l'interesse a farti restare sul mercato e non a farti fallire. Questo non è stato l'interesse. Non è stato l'interesse dello Stato negli ultimi 20 anni. Secondo, i fondi europei. Voi siete una città bellissima che ha una storia. Questa città potrebbe attrarre tanti finanziamenti. Dov'è che non funziona il meccanismo? Quando ci rivolgiamo a super consulenti come enti pubblici che hanno solo l'interesse a lucrare sulla consulenza, non a raggiungere l'obiettivo. Poi, tra l'altro, in questo periodo di consulenze non se ne possono staccare più neanche tantissime, visto che abbiamo comunque una situazione delle casse comunali che non va alla grande. E allora cosa ci siamo inventati? Voi avete 2 esempi in questa regione, uno si chiama Mira e uno si chiama Sarego, che sono 2 comuni che noi governiamo con i nostri sindaci. Sono 2 sindaci bravi, che l'unica cosa che non fanno è comunicare tanto, perché loro me l'hanno detto sempre: io voglio lavorare per la mia città, non voglio passare il tempo a dire tutte le cose che ho fatto, voglio lavorare e migliorare la mia città. E allora, per esempio, quanti di voi sanno e credono, perché poi si tratta anche di credere a quello che diciamo, quindi andatelo a verificare, al fatto che il comune di Mira prima
prendeva 0 euro di finanziamenti europei. Il nostro sindaco in 2 anni ha attratto 500.000 euro di finanziamenti europei. Lo sapete come l'ha fatto? Coinvolgendo l'università, studenti e docenti dei master europei che contribuivano a creare i progetti da presentare ai bandi, e se vincevano prendevano anche una percentuale sui bandi, e in cambio il comune di Mira gli dava a disposizione gli spazi. Le nostre università non hanno spazi, bene, io ti do uno spazio gratuito per fare lezione, per fare il master, tu in cambio mi presenti i bandi. Così abbiamo raggiunto la quota di 500.000 euro da investire in turismo, da investire in attrattive per le imprese che hanno dato più posti di lavoro. Lo possiamo fare? Sì, io l'ho visto fare con questi occhi ad un ragazzo di 27 anni che si chiama Alvise Maniero ed è il sindaco di Mira in provincia di Venezia. L'energia. Se io oggi fossi un sindaco, tutto quello che c'è disponibile nel bilancio che riusciamo a far avanzare, lo investirei in efficientamento energetico. Che significa? Noi stiamo vivendo, il 17 aprile c'è un referendum, lo sapete tutti, spero, un referendum a cui io andrò a votare sì, per dire sì ad un piano energetico che rilancia le energie rinnovabili in questo paese, che sono state affossate, è stata fatta speculazione e tutto quello che ne deriva. Però al di là di questo, quando parliamo di energia in questo paese non ci dobbiamo scannare con nostro padre o con nostro figlio sull'idea che serve il petrolio o non serve il petrolio, serve il sole o non serve il sole, serve il vento o non serve il vento, perché questo è un modo per fare chiacchiere da bar. Noi dobbiamo capire prima di tutto qual è la mission, qual è l'obiettivo che si pone un sindaco, un presidente di regione e un presidente del consiglio quando fa politica energetica. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo per me, poi non so voi, è abbassare la bolletta energetica delle famiglie italiane, se no ho fallito. Oggi vi chiedo se lo Stato attraverso il meccanismo degli ecobonus vi desse la possibilità di fare ristrutturazioni energetiche della vostra casa, che significa voi la vostra casa disperde troppo calore, disperde troppa elettricità, utilizza troppa acqua perché potrebbe essere efficientato il meccanismo di utilizzo dell'acqua, però magari non avete i capitali, tra virgolette, la disponibilità economica per fare un investimento nella vostra casa. E allora iniziamo così, un piano ecobonus a livello comunale, regionale e nazionale che dia alle famiglie dei seri incentivi per ristrutturare la propria casa, fare coibendazioni, infissi nuovi, e quei meccanismi, è dimostrato dall'Unione Europea, non da me, che porterebbero al 30% di abbattimento dei costi sulla vostra bolletta energetica. A quel punto io ho fatto degli investimenti come Stato, ho fatto funzionare l'edilizia che comunque non si riprenderà mai se continuiamo a costruire nuovi edifici, abbiamo 2 milioni di appartamenti sfitti e invenduti, potete costruire quanto di nuovo volete, ma è finito, è saturo il mercato in questo momento, possiamo solo spostare gente da un comune all'altro, ma il prezzo non si muove. E allora faccio ripartire l'edilizia, ma soprattutto permetto alle famiglie di risparmiare. Questa cosa si può fare anche a livello comunale. Ma come si trovano i soldi? I soldi si trovano facendo quello che farà lei, l'ho fatto io alla Camera, lo hanno fatto i consiglieri regionali quando sono entrati nella Regione Veneto. Arriviamo lì, ci facciamo dare, la prima cosa che ci facciamo dare sono i bilanci. Noi vogliamo sapere quanto pagano di tasse i cittadini di questo comune, di questa regione, e come li spendete. Poi vediamo le uscite e in base alle uscite decidiamo quali sono utili e quali non sono utili. Miglioriamo i meccanismi per evitare la corruzione. Ebbene, io vi dico soltanto questo: Civitavecchia è un comune in dissesto finanziario, ma non tecnicamente in dissesto, la governiamo da 2 anni, abbiamo ridotto la spesa pubblica di 30 milioni di euro, eliminando tutti sprechi, privilegi e spese inutili che c'erano in quel comune. A Roma, dove ci sarà questa grande sfida, che è quella di prenderci la capitale e andare a vincere poi le elezioni politiche l'anno prossimo, abbiamo 1,5 miliardi di euro di sprechi ogni anno, che hanno accumulato un bilancio che va dai 16 ai 20 miliardi, un debito del comune che va dai 16 ai 20 miliardi di euro. Di questi numeri stiamo parlando. Come lo abbiamo scoperto?
con una commissione che abbiamo fatto noi in Campidoglio come Movimento 5 Stelle. L'ha presieduta Daniele Frongia, che è un nostro consigliere comunale del Campidoglio, del Comune di Roma, che presiedendo, è un tecnico dell'Istat, presiedendo questa commissione ha scoperto che c'erano 1,5 miliardi di euro ogni anno di sprechi. Ma che sprechi sono? Non sono sprechi dettati da incompetenza. Io ve ne prego, smettetela di chiamarli incompetenti, perché se li chiamate incompetenti gli date un alibi, loro preferiscono essere chiamati incompetenti. Sono sicuro, anche se non conosco il bilancio, che quando andremo a vedere i bilanci di questo comune, e a tutte le informazioni si può accedere se sei sindaco, perché come consigliere comunale provi in un modo e non ti danno tutte le carte, è sempre un disastro, ma se sei sindaco e puoi accedere ai bilanci, trovi tutte le cose con cui si sono nutriti in questi anni per alimentare le loro clientele elettorali: appalti senza gara. Se tu fai una gara, metti in competizione 5-6 aziende che ti fanno un prezzo migliore, quindi tu risparmi. Se fai l'affidamento diretto, il risparmio non ce l'hai più. Affitti non riscossi: l'80% a Roma degli edifici pubblici non erano riscossi gli affitti, tra cui la sede del PD che è stata sfrattata oggi dal Comune di Roma, e loro resistono. Cominciassero a pagarci almeno quello, poi ci devono pagare tutti i danni che ci hanno fatto in questi 30 anni, però iniziamo almeno dall'affitto. E poi ancora le auto blu per ogni consigliere di Campidoglio e tutto quello che ne viene. Ma questo è un piano non da incompetenti, è un piano diabolico, è utilizzare i comuni come dei bancomat per i fatti loro, e questo noi lo possiamo utilizzare come una grande opportunità, perché noi di quella roba, per vincere le elezioni, di dare l'affidamento diretto all'amico dell'amico o utilizzare i vantaggi del fatto che non faccio pagare l'affitto a quell'altro amico o a quell'azienda compiacente, non ne abbiamo bisogno. Allora arriviamo lì, apriamo i bilanci, tagliamo le spese inutili e cominciamo a fare investimenti in energia rinnovabile, in asili, in strade, in buche per le strade, in pulizia delle strade. Questo proviamo a fare, e ovunque noi governiamo, 15 comuni su 15, la prima cosa che abbiamo fatto, e nessuno la può negare, è stata ridurre il debito pubblico del comune utilizzando proprio il taglio degli sprechi. In ogni comune dove governiamo, anche perché ultimamente ci danno sempre i comuni che stanno ridotti peggio, ci eleggono sempre quando abbiamo toccato il fondo, no? E poi a noi ci rimproverano anche del fatto che non riusciamo a fare tutto quello che si poteva fare. Grazie, ci avete lasciato dei buchi di bilancio di 40-50 milioni di euro. Io, per parlarvi di Civitavecchia, ma anche Livorno, 40 milioni di euro solo la partecipata di buchi di bilancio, stiamo parlando di numeri enormi, però sono anche delle grandi opportunità, perché sono degli sprechi così banali che noi, che ci siamo formati sull'idea che la politica si deve fare senza soldi, è gioco forza che riusciamo a farlo. La quarta cosa con cui vorrei chiudere è la partecipazione. Noi siamo persone che pagano le tasse qui in mezzo, non possiamo pensare di pagare le tasse ogni anno, ma decidere chi le spenderà e come le spenderà ogni 5 anni, che poi sistematicamente ci frega. Andiamo a votare ogni 5 anni, ma le tasse le paghiamo ogni anno. Si dice: vabbè, ma io l'ho votato per un programma elettorale, quindi io pago le tasse al sindaco, il sindaco le spenderà per applicare il programma elettorale. A me non risulta che sia andata così, però se qualcuno è disposto a dirci che è andata così, sarei contento di ascoltarlo. È finita questa idea qui di democrazia. Noi vogliamo essere eletti e porteremo la vostra voce nelle istituzioni, ma falliremo se non verremo a cercarvi il giorno dopo per chiedervi come e cosa fare di concreto per una serie di problematiche. Si chiama bilancio partecipato, lo facciamo a mira da 2 anni e funziona così: voi pagate le tasse, a parte la spesa corrente, che significa stipendi ai dipendenti e per banalmente bollette elettriche, quelle hanno bisogno di provvedimenti per ridurre i costi. Quello che fa parte del bilancio e si deve decidere se spenderlo in un asilo nido o in una nuova rotonda, dobbiamo deciderlo insieme con sessioni di bilancio partecipato. Si chiama partecipazione ed è l'unico modo che abbiamo per riuscire a riavvicinare i cittadini alla politica. I cittadini non la riavviciniamo alla politica con eventi come questo in cui io sto parlando e voi mi state ascoltando. La riavviciniamo se, una volta eletto un sindaco come lei,
questo sindaco avrà la sensibilità di coinvolgervi nelle decisioni, perché le persone sono stanche di votare persone, vogliono decidere sui temi, vogliono decidere sulle politiche pubbliche, vogliono partecipare alle decisioni strategiche di questo paese. E se prima era impossibile, perché non potevamo fare assemblee così in cui ognuno parla, ognuno alza la mano, adesso ci sono delle tecniche codificate a livello mondiale che consentono ai cittadini attraverso le tecnologie di prendere parte alle decisioni, e queste decisioni hanno prodotto parchi a New York, hanno prodotto industrie, aree industriali in Germania, riqualificazioni urbane, cose che noi neanche immaginiamo e che purtroppo i nostri media colpevolmente non ci fanno mai sapere. Quindi questo è un pilastro fondamentale su cui vogliamo investire. Io penso che potremo andare avanti all'infinito. Mi sforzo sempre, quando parlo di noi, di parlare dei nostri obiettivi raccontando sempre un esempio di cose fatte, perché altrimenti sarei uguale a tutti quanti gli altri. Verrei qui a dirvi soltanto che abbiamo fatto, che vogliamo fare belle cose. Faremo, diremo, vedremo. Ma faremo, diremo e vedremo l'abbiamo sentito per 30 anni. Che cosa serve per realizzare tutte queste cose? Le mani libere. Dobbiamo avere le mani libere, dobbiamo assicurarci che una persona che eleggiamo abbia le mani libere. Che cosa significa? Prima di tutto dobbiamo sapere chi finanzia colui che stiamo andando a votare, perché se non sappiamo chi finanzia colui che stiamo andando a votare, non conosciamo colui che stiamo andando a votare. E ci ritroviamo sempre nell'assurda situazione che abbiamo uno che ci dice belle cose il giorno prima e il giorno dopo deve battere cassa, deve rendere conto a chi gli batte cassa. Quindi noi ci stiamo battendo come pazzi a Roma per fare una cosa: fondazioni politiche, finanziamento privato alle forze politiche devono essere trasparenti. Matteo Renzi ha una fondazione, la Open, scommettiamo che se lui aprisse la Open, quindi è già una fondazione che non pubblica i bilanci, che si chiama Open, è la fondazione con cui lui si finanzia le campagne elettorali. Se ci pubblicasse il nome dei suoi finanziatori, io sono sicuro che ci ritroveremmo tutte le aziende che partecipano alle grandi opere inutili di questo paese, perché le opere inutili in questo paese ci sono quando invece di spendere soldi per fare opere, si fanno opere per spendere soldi e per far camminare i soliti meccanismi che conosciamo benissimo. Quindi pretendete trasparenza. E non è scontata neanche da noi, perché non c'è mai limite alla trasparenza, quindi pretendetene sempre di più, perché pretendendo trasparenza saprete chi vi state trovando davanti per andarlo a votare e sapete soprattutto se avrà le mani libere per governare bene o le mani incatenate e quindi per semplicemente mantenere lo status quo. Oggi lo scandalo che sta coinvolgendo il governo Renzi, che si chiama Trivellopoli, ne è l'esatta rappresentazione plastica. Non vi fate fregare quando parlate o si parla con amici, parenti, colleghi di lavoro di questo scandalo, che cominciate a litigare su chi è a favore delle fonti fossili, il petrolio ci serve, e chi è a favore delle rinnovabili, il petrolio non ci serve. Non è questo il punto su questo scandalo. Questo scandalo si basa sul fatto che c'è un governo che favorisce una grande multinazionale francese che si frega il nostro petrolio, se lo porta all'estero, quindi non è che ci serve o non ci serve, non è nostro, nonostante sia nel nostro sottosuolo, nel cosiddetto Texas italiano, che è la Basilicata, che tutti conoscono per i livelli di occupazione altissimi, no? Tutti conosciamo la Basilicata per il livello di infrastrutture che ha, tutti conosciamo la Basilicata per il fatto invece che non c'è un treno che da Roma, da Bari o da Ancona colleghi Matera, capitale della cultura 2019, con tutte le altre città. Quindi di quale ricchezza stiamo parlando? Non vi fate fregare, perché questo è solo uno scandalo di corruzione, nient'altro. È uno scandalo di corruzione che abbiamo conosciuto perché c'era un ministro che chiamava il compagno e gli diceva: domani facciamo passare quella legge. Il compagno andava dalla Total e diceva: domani ti fanno passare quella legge, è grazie a me. Bene, diceva la Total, ti do un subappalto da 2 milioni e mezzo di euro. Questa era la vicenda, ma l'inchiesta non ruota
ruota intorno alla Guidi che si è dimessa. Che si è dimessa, non è che Renzi gli ha chiesto le dimissioni. Tenetelo presente, perché se avesse chiesto le dimissioni Renzi alla Guidi, poi avrebbe dovuto chiederle di mezzo governo, da Alfano che è indagato a De Luca che colleziona processi in Campania, ai sottosegretari che sono indagati sugli scandali di Mafia Capitale, di tutti i disastri che hanno combinato. Ma la Guidi si è dimessa. E la legge perché non l'hanno cancellata? Se l'oggetto del contendere era la legge che favoriva la Total e che ha fatto scoppiare lo scandalo, si è dimessa la Guidi e mi sta bene. Ma la legge? Questo dimostra, come ci ha detto chiaramente il Presidente del Consiglio, quindi non sto facendo dietrologia, il fatto che la legge è roba mia, ha detto. Sono qui, se i giudici mi vogliono sentire perché sblocco le opere pubbliche, io sono qui. Ma quale opera pubblica se la Total è un'azienda privata e quella è un'opera privata perché si portano il petrolio all'estero e se lo vendono? E soprattutto, che diceva questa legge? Ce lo ha raccontato un TG in questo paese. Cosa diceva questa legge? Diceva una cosa chiara, e tanto chiara quanto inquietante. Tu sei la Total, sei una multinazionale francese, vieni a prenderti il petrolio in Basilicata, avresti bisogno di autorizzazioni ambientali, paesaggistiche, perché quella è una zona a rischio terremoti, è una zona a rischio dissesto del paesaggio e dissesto idrogeologico, quindi avresti bisogno di autorizzazioni. Loro fanno una legge e dicono: non servono più tutte queste autorizzazioni, la Total, una ne devi avere e te la do io, Matteo Renzi. Questa era la legge che hanno approvato. Allora io vi chiedo, sbloccare l'Italia significa permettere alla Total di avere una sola autorizzazione o permettere ai piccoli e medi imprenditori italiani di non avere più 150 autorizzazioni per aprire un'impresa? Perché io non ho sentito di decreti o leggi che sbloccassero le piccole e medie imprese, i commercianti e tutte le persone che lavorano in questo settore. Questo significa avere le mani legate. Uno dice: ma vabbè, ma perché l'ha fatto? Che ci ha guadagnato? Non potete dimostrare niente. Che ci ha guadagnato? C'è un sindaco di cui non parla nessuno, la sindaco del PD di Corleto in Basilicata, arrestata in questa inchiesta perché diceva: voi mi dovete dare tot posti di lavoro, mi dovete assumere questo amico, mi dovete assumere questo e mi dovete assumere questo, dovete dare il subappalto a quello e prendere il pane per la mensa di Tempa Rossa da questo fornaio, dovete fare questo, altrimenti noi ci mettiamo di traverso come partito. Questo è stato quello che è accaduto lì e sappiamo bene che è sempre lo stesso schema. Voi non vi state meravigliando, dite la verità, non è niente di nuovo, l'abbiamo già sentito, è sempre lo stesso schema applicato oggi alle trivelle, ieri a Banca Etruria, l'altro ieri a Mafia Capitale. Che cosa hanno al centro di comune queste tre cose? La corruzione. E invece a noi per cosa ci hanno fatto scannare? Su Mafia Capitale e sull'immigrazione. Per le banche, su banca pubblica, banca privata, banca più sicura, banca meno sicura, e sulle trivelle, sulle politiche energetiche. Cioè loro fanno le schifezze e poi ci lanciano il distrattore di massa su cui farci litigare tra di noi. Questo è stato. Allora io credo una cosa e chiudo, che se noi veramente vogliamo risolvere tutti insieme questi problemi, dobbiamo estirpare il cancro, che non si chiama corruzione, non è una cosa astratta. Quella corruzione è insita nei meccanismi politici elettorali dei partiti tradizionali. Li dobbiamo spazzare via? No, li dobbiamo solo smetterla di votarli. E se sarà così, e io spero, anzi sono convinto che potrà andare così, che riusciremo a mandarli all'opposizione anche a Roma prima o poi, meglio prima che poi, allora se l'immigrazione non è più un business come lo è oggi in Italia, onlus, associazioni, società che nascono il giorno prima, si prendono i 38 euro al giorno, li mettono nelle casse dell'associazione, nello stipendio del presidente e poi ci lasciano queste persone che non hanno nessun adattamento al territorio in balia di loro stessi, che vanno a delinquere e ci creano tutta la pentola a pressione che viviamo. Se eliminiamo la corruzione nelle banche, per esempio cominciando a far funzionare Banca Italia e Consob, che erano quelli che dovevano sorvegliare sui risparmi di 100-200 mila persone che ha azzerato il governo Renzi, se eliminiamo la corruzione sulle trivelle e sul petrolio, allora forse sarà tutto più semplice.
Gestiremo l'immigrazione come un problema e non come un business. Gestiremo le banche come banche. Ma chi mi dice a me Stato che non posso creare una banca pubblica per dare un'alternativa allo strozzinaggio bancario privato in questo paese? Ma chi mi dice che non lo posso fare? Nessuno mi ha mai detto che ne esistono già due di banche pubbliche, si chiamano Banca del Mezzogiorno e Credito Sportivo, che erogano crediti su progetti, su particolari progetti. E chi mi dice che io non posso creare un piano energetico nazionale che cominci a fare a meno, non domani, ma da qui a 30 anni, dei carbon fossili? Nessuno, ma devo avere le mani libere per farlo. E se chi sta dentro a questi affari è colui che mi finanzia le attività politiche, è un gatto che si morde la coda, non ne usciamo, potete anche non crederci. Ma queste cose che ci siamo dette andatele a verificare un po'. Andate a capire un po' chi li finanzia, da dove vengono i soldi, come prendono i voti, perché io mi sono sempre chiesto come facessero ad ottenere quella mole di voti nonostante avessero approvato riforme vergognose come la Fornero, nonostante avessero approvato riforme vergognose come l'abolizione dell'articolo 18, nonostante avessero approvato enti inutili o pericolosi come Equitalia. Li prendono da queste reti qui, loro favoriscono delle reti e quelle reti portano voti e quelle reti ricattano anche dal punto di vista occupazionale tanti cittadini onesti, ricattano dal punto di vista dell'impresa, tanti imprenditori onesti. E alla fine anche in un comune come questo, se ti esponi come candidato sindaco rischi tanto. A Nogarin due giorni fa a Livorno hanno proposto la scorta perché ci sono dei furti sospetti che avvengono nella sua automobile e nella sua casa, che non hanno niente a che fare con la delinquenza dei ladruncoli. Eppure lui l'ha rifiutata, ha detto: la mia scorta sono i livornesi, non la voglio. Però sappiamo che quando ti metti contro le solite, non è il sistema, la solita politica da quattro soldi, quando ti metti contro la solita politica da quattro soldi rischi. E per questo queste persone hanno tutta la mia gratitudine e credo debbano avere anche la vostra, al di là di chi voterete, perché ci hanno messo la faccia, si sono esposti e da domani, da oggi, da quando hanno preso questa scelta, comunque hanno deciso di sacrificare una parte della loro serenità e per questo gli farei un applauso. Grazie. Saremo 4 giorni in Sala Cordella, martedì, mercoledì, giovedì dalle 6 alle 9 per incontrare tutti voi. Noi abbiamo le mani libere non solo dal sistema affaristico. Luigi non ha detto una cosa, noi abbiamo le mani libere perché non dobbiamo accontentare altre liste collegate a noi. Noi non abbiamo nessun collegamento con nessuno. Ci presentiamo come Movimento 5 Stelle, abbiamo i nostri 16 candidati. Entro il 5 giugno avrete anche il nome della giunta, perché noi avremo già i nomi dei nostri assessori, anzi vi comunichiamo che ci sono delle peculiarità che noi stiamo cercando tra i cittadini, ve lo diremo a mezza stampa e così vi sceglieremo in base ai vostri curricula, in base alle vostre competenze, perché vogliamo solo gente competente e professionalmente in grado di aiutare il nostro comune, per cui mani libere è una garanzia assoluta. Ringraziamo Patrizia e Jacopo Berti, che sono i nostri consiglieri regionali, che stanno scordando. E poi chi, Patrizia? Carabelle, anche la bambina. Dove sono? Non li ho visti. Ecco qua. Abbiamo 4 consiglieri regionali, salite, che una volta li facciamo vedere tutti, ne manca uno, che è Brusco, eccoli qua, non li avevo visti arrivare. Rappresentando in regione, non date peso a quello che leggete in giro, perché anche quella è distrazione di massa. Stanno lavorando uniti, stanno lavorando bene, stanno facendo cose importantissime, ma soprattutto ascoltano la base. Noi ci confrontiamo quotidianamente con loro, con Luigi, con altri parlamentari, perché là loro possono portare solo ed esclusivamente i nostri problemi, perché oggi a contatto con la base ci siamo noi. Loro un po' meno, ma
quotidianamente, purtroppo sono a Palazzo ed è durissima, lo sappiamo, ma sono quotidianamente a contatto veramente con tutti. Grazie, seguiteci, fatevi vivere in Sala Cordella, che è importante completare il nostro programma con i vostri progetti. La firma sul sì dei nostri parlamentari. Poi vi chiedo 2 minuti, quando Luigi se ne sarà andato, perché scusa, perché vorremmo parlarvi del referendum delle trivelle, e lo facciamo con un operatore del settore turistico di Rosolina, che è Nicola Brugiolo, oltretutto è anche una macchietta straordinaria di persona, che vi dirà solo 2 parole importanti, perché dovete andare a votare a questo referendum, non fatevi distrarre da nessuno, è importante, è il primo sì al cambiamento per quanto riguardano le trivelle, ok? Questa è per Luigi, gliela fai avere? Fagliela avere. Luigi se ne va e lo ringraziamo. Rimanere qui 2 minuti, perché portiamo anche la voce di una persona che non è un portavoce eletto, ma è sicuramente un portavoce della base, perché è la nostra pancia più importante che abbiamo in zona. Luigi Brugiolo. Nicola, scusa, Luca. Intanto una buona giornata a tutti, e mi fa molto piacere che siete qui numerosi, perché è bravo, non ho ancora vinto niente. No, io volevo dire 2 parole sul referendum che ci sarà qua il 17 aprile e perché è importante votare sì. Votare sì è importante perché, oltre a quello che può decidere il referendum in sé, si dà un grande segnale a quello che vuole essere anche la tutela del nostro territorio, che purtroppo all'oggi si porta ancora addosso gli sbagli che si sono fatti nel passato. All'oggi noi, se viene una piena dell'Adige, una piena del Po, abbiamo una poca manutenzione degli argini, andiamo in pericolo perché vengono spesi circa 2 milioni di euro dai consorzi di bonifica per far funzionare le pompe, per tenere asciutto il nostro territorio, che ancora soffre della subsidenza creati dalle estrazioni di metano degli anni 40. Quindi, cari signori, se volete lasciare un mondo migliore anche ai vostri figli, perché noi stiamo pagando, la mia generazione di trentenni, di ventenni, di quarantenni, sta pagando ancora gli sbagli che sono stati fatti nel passato di non essere attenti a certe cose, votate sì, non lo fate solo per il presente, ma lo fate anche per un futuro veramente migliore, e un futuro dove i soldi vanno spesi bene e non solo per riparare gli errori. Andatevi a divertirvi, buona giornata. Ci crediamo, se voi ci state vicini e ci credete possiamo cambiare tante cose, però abbiamo veramente bisogno anche dei vostri progetti, non solo del vostro voto, assolutamente. Grazie a tutti e lasciamo la piazza.